Si chiama Erasmus Plus KA2, si tratta del progetto dedicato alla mobilità studentesca in Europa, presentato nell'aula informatica della scuola Ettore Romagnoli di Gela. Prima tappa degli alunni dell'istituto scolastico, diretto da Sandra Cicolone, tra pochi giorni sarà la Polonia. Il progetto è altamente innovativo e di carattere scientifico. Questo per noi è un motivo di grande gioia perché contribuisce all'arricchimento dell'offerta formativa e fa vedere come veramente la Romagnoli investa tantissimo sull'Europa, investa tantissimo sulla formazione globale dei suoi studenti, investa tantissimo sul fare scuola in maniera innovativa. Nel corso dell'iniziativa gli studenti e il team docente coinvolti nel progetto hanno illustrato il lavoro svolto sulla meteorologia ed i cambiamenti climatici in Europa. Abbiamo cercato di far capire che cosa succede con i cambiamenti climatici nella nostra realtà, quindi nel nostro territorio. Noi abbiamo fatto dei laboratori pomeridiani con i ragazzi dove abbiamo costruito una stazione meteo con dei prodotti anche semplici, perché i nostri alunni devono imparare a conoscere, quindi a misurare il vento, l'acqua, quindi le piogge e anche la temperatura, in modo da poter registrare questi dati e capire noi stessi in che cosa consiste il cambiamento climatico. Al progetto partecipano anche una scuola tedesca, una lituana, una polacca, una francese ed una portoghese. Il progetto è anche relativo alla tecnologia informatica ed è in qualche modo collegato alla nostra idea di rendere questa scuola una scuola digitale. Abbiamo realizzato un sito che stiamo implementando, su cui andranno a confluire tutti i risultati del lavoro degli studenti. Il primo gruppo di studenti incontrerà i propri partner in Polonia dal 3 al 10 febbraio per un primo incontro di progetto che riguarda appunto la mobilità studentesca.